Buongiorno a tutti, ben trovati per questo convegno Interforze, il primo di questo grandioso evento internazionale Italia Vision degli Expo 2012. Il convegno che parlerà delle missioni fuori area delle nostre forze armate ha quattro relatori che vedete, due alla mia destra e due alla mia sinistra, relatori di grande importanza, competenza e, sottolineo io, prestigio. Vi leggerò il curriculum dei nostri relatori, un brevissimo curriculum che sintetizza la loro carriera. Inizierà il primo relatore a parlare, sarà il generale di squadra, già capo di Stato Maggiore Aeronautica Militare, Sandro Ferracuti. A seguire, dopo il suo intervento, se ci sono domande dal pubblico, faremo parlare il pubblico facendo delle domande al generale di squadra aerea, e così succederà per tutti i relatori che susseguenti al generale Sandro Ferracuti. Allora, a seguire avremo il rappresentante della Marina Militare, quindi il capo della neocostituita sezione di Maristele, Luni e gli Assalto, che ci parlerà delle varie missioni della Marina Militare. A seguire, adesso vi leggerò il loro curriculum, quindi potrete apprezzare il loro curriculum e nello specifico il loro intervento. Poi avremo a seguire il generale Antonio Daniele, il generale di Brigata Aerea Antonio Daniele, e poi il professor Gregory Aleggi. Allora, iniziamo con il curriculum. Generale di squadra aerea Sandro Ferracuti, già capo di Stato Maggiore Aeronautica Militare. Ex allievo della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, corso 1954-58, ha frequentato il corso Turbine 2 dell'Accademia Aeronautica tra il 1958 e il 1962. Dopo la nomina a sottotenente nel 1960, nel 1962 ha conseguito il brevetto di pilota militare presso la scuola di volo di Amendola ed è stato assegnato alla 6ª Aerobrigata Caccia Bombardieri di Ghedi. Tra il 1980 e il 91 ha svolto incarichi a crescente responsabilità, quali il comando del 156esimo gruppo Caccia Bombardieri, del 36esimo Stormo Caccia di Gioia del Colle, del 3° Comando Operativo di Regione di Martina Franca, del reparto Piani Operazioni dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Nel 1991 si trasferisce negli Stati Uniti, svolgendo l'incarico di addetto aeronautico e per la difesa presso l'Ambasciata d'Italia sino a settembre 1994. Rientrato in Italia, ha assolto sino al 1995 l'incarico di vicecomandante della Seconda Regione Aerea. Tra l'ottobre 1995 e il 2001 ha ricoperto in successione i ruoli di sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, ispettore logistico dell'Aeronautica Militare, di comandante logistico e comandante della squadra aerea. Il 5 agosto 2001 viene nominato capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, ruolo che manterrà fino al 4 agosto 2004. Conclusa la carriera militare, assume l'incarico di presidente della Selex Sistemi Integrati, ruolo che mantiene sino al 2007, quando verrà poi chiamato dal ministro della Difesa Arturo Parisi a svolgere il ruolo di capo dell'ufficio per la politica militare del Ministero della Difesa, proseguendo poi questo prestigioso incarico con il ministro La Russa sino al 2010. Il generale di squadra aerea Sandro Ferracuti ci parlerà delle problematiche relative nello specifico alla protezione civile e il contributo delle forze armate nelle missioni di pace. Un applauso, grazie. A seguire parlerà il capitano di fregata pilota Riccardo Renzanigo, che trovate alla mia sinistra.
Nato a Rimini il 10 agosto del 66, ha completato l'82esimo corso ufficiali di complemento per il Corpo di Stato Maggiore presso l'Accademia Navale di Livorno nel 1988. Ha frequentato successivamente il corso di pilotaggio per velivoli ed elicotteri presso le scuole di volo della Marina degli Stati Uniti, conseguendo nel 1990 il brevetto di Naval Aviator. Dopo un periodo presso il secondo gruppo elicotteri di Catania, nel 1991 al 1996 è stato imbarcato come ufficiale pilota sulle unità della squadra navale, dove ha ricoperto gli incarichi di addetto volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, cacciatorpediniere Durand de la Penne, della fregata Libeccio e del cacciatorpediniere Minbelli, partecipando in più riprese alle operazioni connesse all'embargo contro la Serbia nell'ambito delle operazioni connesse con le crisi occorse in Bosnia e Erzegovina di supporto alle forze NATO e Unione Europea. Nel frattempo, dal settembre 92 al 93, ha frequentato il corso per ufficiali dei ruoli speciali per il Corpo di Stato Maggiore presso l'Accademia Navale di Livorno. Successivamente, dal 96, è stato assegnato al primo gruppo elicotteri di Luni, dove ha svolto vari incarichi nell'ufficio operazioni del gruppo sino a luglio 2002 e ha partecipato in tale periodo a svariate missioni operative fuori area, in aree cosiddette sensibili, tra cui Kosovo, Corno d'Africa, nonché la missione Enduring Freedom a bordo di nave Garibaldi nel 2001 e 2002. Trasferito presso il comando delle forze aeree, ha ricoperto l'incarico di capo dell'ufficio Eliassalto sino ad agosto 2005, per assumere poi l'incarico di Subject Matter Expert in ambito supporto alle operazioni speciali del Combat Support Branch del NATO Joint Air Power Competence Center di Kalkar, Germania, fino al settembre 2008. Successivamente ha coperto vari incarichi presso la stazione elicotteri di Luni Sarzana, tra cui quello di capo ufficio operazioni di base. È attualmente a capo della neocostituita sezione di assalto di Maristele Luni. Il comandante Renzanico ha al suo attivo circa 5 anni di imbarco e circa 2500 ore di volo ed è qualificato istruttore di specialità su elicottero SH-3D. Lui ci parlerà delle attività e le missioni della componente aeromobili della Marina Militare. A seguire l'intervento del generale Antonio Daniele, che trovate a fianco al capo di Stato Maggiore già capo di Stato Maggiore Sandro Ferracuti. Allora, il generale di Brigata Aerea Antonio Daniele è nato a Bracigliano, a Salerno, il 31 maggio del 1954. Ha conseguito la maturità con la votazione di 60 sessantesimi presso il liceo scientifico statale Spallanzani di Tivoli e si è arruolato in aeronautica militare con il corso Orione III dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli nel 73. È laureato in scienze aeronautiche, ramo difesa e sicurezza, ha esperienza giuridica applicata nel settore aeronautico, parla e scrive fluentemente in inglese e in francese. In aeronautica ha prestato servizio presso la 46esima Brigata Aerea, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, il 31esimo Stormo Trasporti Speciali di Ciampino, lo Stato Maggiore Aeronautica e il Comando Generale delle Scuole dell'Aeronautica Militare di Guidonia. Nel corso della sua carriera ha svolto numerosi incarichi di comando, tra i quali comandante del corso Drago 4 dell'Accademia Aeronautica nel 1985, comandante del 306esimo gruppo volo dal 1990 al 91, comandante dell'aereo presidenziale dal 1992 al 97, nel frattempo è stato anche capo ufficio operazioni del 31esimo stormo trasporti di Stato nel 94, vice comandante dell'aeroporto di Ciampino dal 95 al 97. Comandante del 31esimo stormo trasporti di Stato dell'aeroporto di Ciampino dal 30 ottobre 97 al 28 ottobre 1999, direttore editoriale della rivista Aeronautica da fine 1992 al 2002, capo dell'ufficio attività promozionali dell'aeronautica militare dall'estate 2002 al 2004, comandante dell'aeroporto di Guidonia
dal 23 dicembre 2004 al 25 ottobre 2006. Il generale Daniele ha al suo attivo oltre 6.000 ore di volo su 15 tipi di velivoli diversi, con esperienza di volo internazionale. Ha frequentato numerosi corsi e seminari di aggiornamento professionale. Attualmente è il direttore di Il Nastro Azzurro, che è un periodico del quale vi parlerà tra l'altro il generale Daniele, e lui nel suo intervento ci parlerà del valor militare nelle operazioni fuori area. Come quarto intervento abbiamo l'intervento del professor Aleggi Gregori. Gregori Aleggi è direttore di Dedalo News, il giornale telematico italiano di aerospazio, difesa e sicurezza online dal 2005. In precedenza è stato caporedattore delle riviste Pegaso e Ali Antiche. I suoi articoli compaiono su alcune delle maggiori riviste italiane ed europee del settore. Dal 1998 insegna storia dell'aeronautica presso l'Accademia Aeronautica. Alla LUISS di Roma è docente di storia delle Americhe nella Facoltà di Scienze Politiche e di Aviation Management nella Business School. È autore di 45 libri e monografie di storia aeronautica e di documentari, soggetti cinematografici e format televisivi. È ospite frequente di trasmissioni TV e radio. Nel settore degli aerei storici ha curato l'allestimento dei musei Volandi e Caproni, una dozzina di mostre, il restauro di una trentina di velivoli e il recupero di altri da Afghanistan, Gran Bretagna, Libano e Svezia. È consulente di grandi gruppi aerospaziali internazionali per progetti culturali e di comunicazione. È stato a lungo presidente della European Aircraft Preservation Council e del gruppo Amici Velivoli Storici e vicepresidente della ONLUS americana sugli aeroplani della Prima Guerra Mondiale. Vive a Roma con la moglie e la figlia, una gatta di 17 anni. Parlerà in questa emissione, parlerà in questo convegno dell'evoluzione delle missioni all'estero delle forze armate. Io sarò la moderatrice del convegno e passo la parola onorata al generale di squadra aerea Sandro Ferracuti, già capo di Stato Maggiore. A lei, generale. Grazie. Buonasera. Per prima cosa consentitemi di fare i miei complimenti a chi ha voluto organizzare questo convegno, alle autorità dell'amministrazione cittadina dell'Aquila, perché penso che possa essere un'iniziativa che contribuirà in maniera significativa allo sviluppo di questa struttura importante per la regione. E poi ai nostri ospiti, al dottor Rossi, il direttore dell'aeroporto, e alla scatenatissima dottoressa Pittarello che ha assunto su di sé l'onere nell'organizzare questa manifestazione. Per parte mia, come avete sentito dal curriculum che vi è stato letto, ho cessato di prestare servizio attivo già da 8 anni, quindi sono certo che mi perdonerete se non vi esporrò dati e fatti specifici circa le ultime evoluzioni, le ultime attività inerenti il contributo delle forze armate sia all'opera di protezione civile che alla gestione delle crisi internazionali. Mi limiterò invece, e cercherò di essere piuttosto breve e sintetico, anche per non aggravare gli effetti del dopo pranzo e del tempo uggioso, oltremodo, farò una sintesi dei due temi specifici, appunto quello che le forze armate possono dare come contributo alle operazioni di protezione civile e quello che le forze armate fanno come contributo all'operazione internazionale per la gestione delle crisi. Due aree di notevole spessore che trovano forte rilievo sulla stampa quotidiana, che quindi creano aspettative, creano problematiche e richiedono di essere affrontate con un po' di attenzione non all'attualità, se non addirittura al passato, quanto piuttosto sul futuro, perché il futuro oggi, credo che mai come oggi, sia stato incerto per i possibili sviluppi. Se noi ricordiamo qualche anno fa, avevamo ben chiare le idee su chi fosse il buono e chi fosse il cattivo e come a queste minacce ci si dovesse preparare.
Oggi abbiamo visto che questa situazione è molto cambiata, ma nessuno credo sia in grado di dire che questo che oggi stiamo vedendo sarà quello che vedremo domani. E il domani non sarà questione dei molti anni che servono invece ad adeguare uno strumento militare a far fronte a nuove esigenze. Il rischio che corriamo oggi è di sviluppare queste nostre strutture in funzione di quello che stiamo vivendo e di quello che abbiamo visto, non tanto invece su quello che dovrà essere fronteggiato domani. Questo è un grosso rischio, soprattutto se lo confrontiamo con le esigenze che ci vengono imposte dall'economia, che certamente non ci fanno prevedere grosse possibilità di sviluppo. Sarà quindi necessarissimo ottimizzare le scelte, fare scelte non facili, fare scelte mirate, ripeto, senza guardare indietro o semplicemente ai titoli giornali di oggi. Sarà essenziale essere capaci di porre le basi di un sistema di tutto il nostro Paese in grado di far fronte alle sfide che domani si svolgeranno. Io cercherò di dare quel piccolo contributo che posso, non tanto basato appunto sull'attualità quanto su quello che ho visto finora nella mia esperienza. Su queste due aree, che cosa le forze armate possono fare per contribuire all'opera di protezione civile e che cosa le forze armate fanno per contribuire a dare all'Italia la possibilità di essere presente sull'arena internazionale e non solo e semplicemente come a volte pare di vedere che questa sia una necessità per ottenere una pacca sulle spalle dei nostri più potenti alleati, ma piuttosto perché è un'esigenza. Se l'Italia può contare sul sostegno internazionale è anche in misura di quanto l'Italia può fare per sostenere se stessa le esigenze di tutta la comunità internazionale. Quindi è importante che l'Italia ci sia. È importante che ci sia, però tutta questa presenza deve essere ben misurata a fronte delle risorse. E questo è valido sia per la protezione civile, sia per la componente più propriamente militare. Parlando un momento per prima del contributo possibile delle forze armate alla protezione civile, questa è una zona che è ben consapevole di quanto questa sia una cosa necessaria. L'opera della protezione civile purtroppo per il nostro Paese è un'esigenza ben sentita. Ogni giorno c'è un qualcosa che ci ricorda come il nostro non sia un territorio facile, come sia necessaria un'opera attenta di prevenzione, ma come quest'opera purtroppo non sia mai sufficiente a evitare quelle catastrofi che poi dovremo affrontare. È essenziale quindi quest'opera, è essenziale che sia svolta facendo il miglior uso possibile delle risorse e in questo le forze armate sono chiamate e devono poter dare un contributo efficace all'organizzazione preposta per prima a dare questa opera ed è l'organizzazione della protezione civile. È importante che le forze armate ci siano, ma è altrettanto importante che siano ben consapevoli che non è questo il loro compito primario. Deve rimanere ben chiaro il rispetto dei rispettivi compiti, delle rispettive responsabilità e non snaturare se stessi per fare qualcosa che può essere utile ma che è responsabilità primaria di altri. Quello che dico è perché non possiamo correre il rischio di sviluppare le forze armate in direzione di una struttura che sia idonea quasi a soppiantare l'organizzazione che già esiste per legge ed è quella della protezione civile. Questo va contro la legge, andrebbe contro la legge, ma soprattutto provocherebbe grosso danno e far sì che le forze armate vedrebbero le loro risorse investite e impiegate a detrimento di quella che è la loro missione primaria, cioè la difesa del Paese. È essenziale che ciascuna forza, ciascuna organizzazione mantenga chiaro la conoscenza di quali sono i propri compiti e le proprie responsabilità. In quel quadro tutto quello che può essere fatto per contribuire all'opera di altre organizzazioni è benvenuto, ma è una cosa che va fatta con molta attenzione. Personalmente quello che auspicherei è vedere le forze armate strettamente vincolate rispetto ai loro compiti, con l'impiego delle risorse a loro assegnate strettamente indirizzate al soddisfacimento delle esigenze che questi compiti primari richiedono, ma nello stesso tempo apertissime alla disponibilità di questi mezzi e delle loro capacità, anche addestrative e anche del loro personale, a contribuire all'attività dell'organizzazione della protezione civile.
è un qualcosa che già in buona misura si fa, lo avete visto benissimo qui all'Aquila, ma è un qualcosa che deve sempre essere migliorato e ottimizzato, perché non possiamo permetterci il lusso di dilapidare risorse sperdendole in mille angoli. È necessario quindi avere un atteggiamento di grande apertura verso una collaborazione, dare la disponibilità dei propri mezzi anche all'uso da parte di personale non della propria forza armata, però sempre come un qualcosa che può essere ad integrazione, mai a sostituzione dei mezzi che sono tipici di altre organizzazioni. In altre parole, ognuno sia molto attento ai propri compiti e nello stesso momento sia estremamente aperto alla disponibilità di un uso di queste sue capacità a favore di compiti altrui, senza gelosie reciproche, ma con assoluta attenzione al rispetto dei compiti. Non possiamo permetterci il lusso di generare confusione, non possiamo permetterci il lusso di avere linee di comando che siano incerte, dove gelosie vadano a inficiare l'efficacia dell'azione congiunta. Questo è un impegno che ci deve vedere tutti assolutamente concordi, soprattutto, ripeto, in questi momenti in cui le risorse, che tra l'altro sempre, per definizione, sono insufficienti, comunque in questi tempi sono ancora più strette. Questo è assolutamente essenziale, quindi grossa collaborazione, ma assoluto rispetto dei compiti di ciascuna diversa organizzazione. E non vorrei aggiungere altro per quanto riguarda l'aspetto della protezione civile. Passerei invece al contributo delle Forze Armate alla gestione delle crisi internazionali. Anche questa è un'esigenza che sicuramente dobbiamo tutti ritenere sia un qualcosa di ineludibile per l'Italia. Non pensiamo, non possiamo pensare di essere un paese che aspira a far parte, ad avere un ruolo attivo in una comunità internazionale, se non siamo disponibili a essere presenti anche là dove i nostri interessi sembrano secondari. Non possiamo permettercelo, però sempre ancora a ragione della carenza di risorse, noi dobbiamo essere molto attenti a operare delle scelte oculate tra le varie esigenze a cui il nostro Paese ha interesse a partecipare. Oggi voi sapete che siamo impegnati in moltissimi teatri al limite delle possibilità di sostenere questo sforzo. È necessario che le scelte tra cosa fare e cosa dovere doverosamente lasciare ad altri siano indirizzate e guidate da una forte attenzione a non pregiudicare l'efficienza della struttura di difesa disperdendo le risorse su molti rivoli, non tutti ugualmente utili. Questa è la prima esigenza, quindi vedere tra le varie missioni che sono possibili quale è di maggiore interesse per noi, in senso lato, anche quando non c'è una chiara e diretta minaccia al nostro territorio, anche quando crisi sono molto lontane dal nostro paese, perché sappiamo benissimo che le minacce possono venire inaspettate da posti che mai penseremmo dovessimo curare con particolare attenzione. È essenziale quindi essere disponibili e pronti a intervenire quale che sia l'esigenza a cui far fronte. Nel definire di cosa avremo bisogno, come ho accennato prima, sarà importante avere la capacità di fornire al nostro Paese gli strumenti necessari a